Per fare questo gioco ho bisogno di 1, 2, 3 e 4 Joker. Vado a prendere un Joker e lo vado a inserire così, in mezzo agli altri 3, a faccia in alto. Basta un attimo e il Joker si rigira. Basta ancora un attimo e il Joker torna a faccia in alto. Un po' è merito mio, della mia magia, un po' però è merito del mio assistente, che è questo omino qui, forse all'inizio non l'avete visto. Praticamente è un mio aiutante e mi gira le carte quando ce n'è bisogno. Il problema è che c'è solo su una carta, su un Joker, sugli altri 3 non è presente. Però, fortunatamente questo omino è in grado di moltiplicarsi molto velocemente. Guardate, basta fare così, 1, 2 e 3. E l'omino compare su due carte. Assolutamente ci tengo a precisare che sono due omini indelebili, ok? Da due però, in un attimo, possono diventare 3. Solo su questo non c'è ancora l'omino. Perché? Perché non si è ancora girato. Quindi se lo vado a mettere al fondo, la carta, il Joker, si gira ovviamente, e dietro anche l'omino. Il bello però di questi omini è che possono passare molto velocemente da una carta all'altra. Per esempio, andiamo a prendere una carta qualsiasi, la seconda, guardate, sarà veloce. 1, 2 e 3. E tutti e quattro gli omini arrivano sullo stesso Joker, mentre sugli altri 3 spariscono. Questo era il gioco degli omini.